a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box e vi avviso che lì carico dei video di casi italiani inediti che non avete visto qui su YouTube. Quindi venite a dare un occhio anche alla mia pagina Facebook. Detto questo, diamoci dentro col video. Un segreto da nascondere e un'immagine da demolire prima ancora che prenda forma, anche a costo di stroncare una vita. Ecco gli impulsi dell'assassino di cui parliamo oggi. È il 2004 e ci troviamo nella città di Columbia, nello stato del Missouri, negli Stati Uniti. Columbia è una città frequentata soprattutto da tantissimi studenti universitari, perché è qui che si trova la prestigiosa Università del Missouri. Migliaia di giovani si trasferiscono a Columbia ogni anno per frequentarla e alcuni di loro creano anche problemi al Dipartimento di Polizia. Di solito gli studenti commettono crimini di basso livello che hanno luogo durante le feste. Quindi parliamo di reati legati all'alcol e all'ubriachezza molesta. La polizia di Columbia non ha spesso a che fare con crimini di natura violenta, come aggressioni e delitti. Infatti è davvero raro che si trovi a gestire un'indagine per omicidio. Almeno fino all'estate del 2004. È per l'esattezza il 5 giugno 2004 e intorno a mezzogiorno un gruppo di studenti sta camminando nei pressi dell'area est del campus dell'Università del Missouri. È una zona piena di condomini dove purtroppo questi ragazzi fanno una scoperta inaspettata e davvero agghiacciante. Sul terreno tra due edifici notano che c'è una persona sdraiata sull'erba. Immobile. Inizialmente il gruppo di ragazzi pensa che il giovane disteso sul suolo avesse bevuto troppo la sera prima, al punto da non riuscire nemmeno a tornare nel proprio appartamento, quindi si era sdraiato a terra e si era addormentato in strada. Ma poi avvicinandosi, gli studenti notano che lo sconosciuto è ricoperto di sangue e non respira. Così viene immediatamente chiamata la polizia e la scena viene isolata per eseguire i dovuti accertamenti. Il corpo è quello di un giovane, è sdraiato a faccia in su, indossa soltanto dei boxer blu e riporta molto sangue nella zona del collo, il che appare decisamente sospetto. In realtà una delle prime teorie della polizia sostiene che il ragazzo fosse morto dopo essere caduto dal tetto di uno dei condomini in mezzo ai quali è stato trovato. Forse era ubriaco ed era accidentalmente scivolato, oppure stava cercando di saltare da un edificio all'altro, ma non c'era riuscito. Insomma, si è trattato di un tragico incidente. Tuttavia, dopo un esame più attento del corpo, gli agenti si rendono conto che le loro teorie non sono valide, perché sembra che la gola del giovane sia stata tagliata. La ferita estesa e profonda che si evidenzia sul suo collo gli è stata sicuramente inflitta con un coltello affilato e seghettato, che però non viene individuato sulla scena del crimine. Durante l'autopsia viene confermato che il ragazzo è morto proprio a causa di questa ferita al collo. Eppure, la vittima non presenta notevoli ferite da difesa sul corpo, aspetto che stupisce gli agenti dato che è stata uccisa con un coltello. Tuttavia, il giovane riporta un grosso livido sullo sterno, vicino alle spalle e in mezzo alla schiena. Non si individuano altre ferite da taglio ed è insolito. Quasi sempre le vittime di accoltellamento, nel tentativo di difendersi, si procurano dei tagli sia sulle braccia che sulle mani. Alla fine, però, il medico legale riesce a trovare una spiegazione a queste stranezze. Il ragazzo presenta segni di emorragia interna sia sulla trachea che negli occhi. Questo suggerisce che era stato prima soffocato finché non aveva perso conoscenza. Dunque, secondo il medico legale, probabilmente la vittima era priva di sensi quando le era stata tagliata la gola. Ecco perché non si evidenziano queste lesioni da legittima difesa. Il medico legale conclude anche che il giovane era morto nelle prime ore della mattina del 5 giugno, probabilmente l'omicidio era avvenuto tra le 3 e le 5 del mattino. La polizia crede che il delitto sia stato commesso proprio nel luogo in cui è stato ritrovato il corpo della vittima, come proverebbe la pozza di sangue sull'erba. Subito dopo il ritrovamento del cadavere, quando i servizi di emergenza sono stati chiamati sulla scena del crimine, la polizia ha subito tentato di identificare il giovane per cercare di determinare al più presto chi era stato a ucciderlo. Sfortunatamente, sulla scena del crimine nulla si è reso utile all'identificazione. Come detto, la vittima indossava soltanto dei boxer, quindi non aveva con sé il portafoglio con la carta d'identità.
La polizia ha pianificato di interrogare gli studenti dell'università per verificare se sappiano chi è il giovane brutalmente assassinato. Il caso ha attirato molta attenzione, diverse persone gironzolavano vicino alla scena del crimine per provare a scoprire cosa stava succedendo. Allora gli agenti si sono limitati a chiedere loro se riconoscessero la vittima. In effetti, una persona si è fatta avanti dicendo che il defunto potrebbe chiamarsi Jesse Valencia, di 23 anni. L'identità poi viene confermata, quindi prima di presentarvi gli sviluppi dell'indagine, lasciate che vi dica qualcosa in più su Jesse. È nato il 22 febbraio 1981 ed è originario del Kentucky. Sua madre si chiama Linda, ma Jesse non ha mai conosciuto suo padre. Tuttavia ha un patrigno che gli ha dato anche il cognome, Loop Valencia. Linda aveva iniziato una relazione con lui quando Jesse era solo un ragazzino. Poi la coppia aveva messo al mondo due figlie di nome Rachel e Maria, di cui quindi Jesse è il fratello maggiore. Sua madre lo descrive come una persona molto amichevole perché fin da quando era piccolo Jesse riusciva a fare facilmente amicizia. Era divertente stare in sua compagnia. Jesse era loquace, riusciva sempre a far ridere le persone intorno a lui, sorrideva sempre. Si era anche reso conto di essere gay quando era molto piccolo, infatti aveva fatto coming out con sua madre Linda all'età di appena 10 anni. Era emozionatissimo perché è tanto legato a lei e aveva paura che a seguito di questa rivelazione la sua mamma non l'avrebbe più amato. Infatti nel confidarsi era scoppiato a piangere dicendole che temeva che lei l'avrebbe odiato. Ma Linda chiaramente non l'aveva abbandonato, adorava suo figlio e lo aveva supportato in tutto. Gli aveva risposto che non avrebbe mai e poi mai potuto odiarlo o amarlo di meno e che il suo orientamento sessuale non lo rendeva affatto una cattiva persona. A seguito del coming out, Jesse si era sentito molto più a suo agio con se stesso e aveva continuato a essere il ragazzino dolce e sorridente di sempre. Durante l'adolescenza, quando Jesse frequentava il liceo, aveva deciso di provare a posare come modello e sembrava divertirsi davvero in questa attività. La sua famiglia pensava addirittura che Jesse avrebbe fatto questo lavoro nella vita e anche lui era convinto di intraprendere la carriera di modello una volta terminato il liceo. Ma col tempo aveva cambiato idea. Aveva deciso di diventare un avvocato e sarebbe sicuramente riuscito a intraprendere questo percorso. I suoi amici e familiari infatti raccontano che Jesse era una persona molto combattiva. Non aveva paura del confronto né di difendere ciò in cui credeva. Anzi, era abile nei dibattiti. Così dopo il liceo, Jesse aveva lasciato la sua città natale nel Kentucky e si era trasferito a Columbia, nel Missouri, dove era diventato uno studente di prelegge all'università. Viveva da solo in un appartamento all'interno di un condominio. Aveva anche trovato un lavoro part-time in un motel vicino e aveva iniziato a coltivare tante nuove amicizie. Jesse era inserito in un'ottima cerchia sociale e la sua vita universitaria sembrava procedere bene. Ecco perché, per i suoi familiari e amici, è un vero shock ricevere la notizia del ritrovamento del suo cadavere all'inizio del giugno del 2004. Tutti quelli che lo conoscono affermano che Jesse non aveva nemici, quindi chi lo aveva ucciso e perché? Ora è compito della polizia rispondere a queste domande, quindi viene avviata un'indagine. La polizia dà subito un'occhiata all'appartamento di Jesse, che si trova ad appena un isolato di distanza dalla scena del crimine, raccogliendo ogni elemento che potrebbe risultare utile all'indagine. Gli agenti repertano alcune sigarette, il telefono presente in casa, in modo da risalire ai tabulati telefonici e anche un preservativo usato rinvenuto sul pavimento. Nello stesso momento, altri agenti raccolgono le dichiarazioni dei vicini di Jesse. Forse hanno visto o sentito qualcosa da riferire in relazione alla notte in cui Jesse è stato ucciso? In effetti, uno dei vicini fornisce alcune informazioni alla polizia. Afferma che, dopo aver bevuto parecchio, era rincasato nel proprio appartamento intorno alle 3 di notte. Era andato subito a letto e si era addormentato, ma poco dopo qualcosa lo aveva svegliato. Dall'appartamento di Jesse, che si colloca accanto al suo, provenivano delle urla e sembrava che due persone stessero litigando. Erano ormai circa le 4 di notte. Allora il vicino, infastidito, si era alzato e aveva bussato alla porta dell'appartamento di Jesse, chiedendo di fare silenzio a chiunque ci fosse dentro. Poi era tornato nel suo appartamento e si era riaddormentato subito. Non appena la polizia viene a sapere di queste urla provenienti proprio dall'appartamento di Jesse, ipotizza che fosse lui a gridare contro il suo assassino. Quindi, con chi aveva litigato durante quella notte? Beh, dopo aver appreso questa informazione, non occorre molto alla polizia per identificare il primo sospettato. In realtà,
Poche ore dopo il ritrovamento del corpo di Jesse, la polizia ha già notato un ragazzo che piangeva nei pressi della scena del crimine. Era visibilmente sconvolto, quindi la polizia aveva deciso di parlare con lui, scoprendo che il giovane era un ex fidanzato di Jesse, Jack Berry. Jack afferma che ha appena saputo della morte di Jesse. Un amico lo ha contattato raccontandogli la notizia. L'ex partner è una persona su cui la polizia intende indagare a fondo. Forse era lui il responsabile. Forse la loro relazione non si era conclusa nel migliore dei modi e Jesse è stato vittima di un delitto passionale. Quindi Jack viene portato alla stazione di polizia e interrogato. Gli vengono poste alcune domande sulla relazione tra lui e Jesse e il ragazzo dice alla polizia che loro due erano stati insieme per circa un paio d'anni e si erano lasciati recentemente. Tuttavia la loro storia non si era conclusa bruscamente, ma col tempo si erano allontanati l'uno dall'altro. Però tra i due quello rimasto più ferito dalla fine della relazione era Jesse, il quale sperava di potersi riappacificare con Jack. Insomma, Jesse faticava ad accettare che non stessero più insieme, mentre Jack era pronto ad andare avanti con la sua vita, aveva anche iniziato a uscire con un altro ragazzo. La polizia ritiene che questi sviluppi sentimentali potrebbero costituire un possibile movente per l'omicidio. Jack stava cercando di voltare pagina, ma Jesse non era contento. Forse erano loro due che stavano litigando nell'appartamento della vittima la notte della sua morte. Questa discussione era quindi degenerata con Jack che aveva ucciso il suo ex ragazzo. Gli investigatori quindi chiedono a Jack che cosa avesse fatto la notte in questione. Jack risponde che era a casa da solo e che dormiva, il che non rappresenta decisamente un alibi inespugnabile. Piuttosto è un alibi che nessuno può confermare, dunque per ora Jack non può essere escluso dall'indagine. Jack Berry continua quindi a essere considerato un sospettato. Dopo aver analizzato i tabulati telefonici di Jesse, gli investigatori scoprono che la notte dell'omicidio, all'incirca alle 3:18, Jesse aveva provato a chiamare il suo ex, ma Jack non aveva risposto alla telefonata. Jack, a tal proposito, dice alla polizia che più o meno nello stesso momento in cui aveva ricevuto la chiamata, aveva anche sentito qualcuno bussare alla porta di casa sua. Tuttavia non aveva aperto perché era troppo tardi, lui voleva soltanto dormire, quindi aveva ignorato l'ospite inatteso. Ciò nonostante aveva messo in conto che potesse trattarsi proprio di Jesse, forse gli stava telefonando per insistere, chiedendogli di lasciarlo entrare. A riguardo, la dinamica dei fatti resta incerta. Non emerge con chiarezza se fosse stato effettivamente Jesse a bussare alla porta di casa di Jack quella notte o se fosse stato qualcun altro. E non sappiamo neanche perché Jesse aveva provato a chiamare il suo ex. Come immaginerete, per la polizia questo evento risulta strano e confuso, quindi decide di interrogare Jack per ore e ore. Più l'interrogatorio va avanti, più Jack si agita, infatti rivela alla polizia che si sente in colpa per non aver risposto a quella chiamata di Jesse o per non aver aperto la porta quella notte. Se l'avesse fatto entrare, forse Jesse si sarebbe risparmiato quell'orribile fine. Jack sembra sincero ed è davvero sconvolto dall'omicidio di Jesse. I detective credono nell'onestà dell'ex della vittima, non è lui l'assassino. Anzi, è molto arrabbiato per questo omicidio. Nonostante i due non fossero più una coppia, risulta palese che Jack teneva ancora a Jesse. La notizia del delitto l'ha devastato. Dunque, anche se Jack non ha un alibi di ferro, i detective concludono che non è lui il colpevole. Jack Berry è innocente, ma i detective gli chiedono se abbia dei dubbi su qualcuno in particolare. Chi avrebbe potuto fare del male a Jesse? Jack, purtroppo, non riesce proprio a ipotizzare cosa fosse successo e perché. Così la polizia parla con varie persone presenti nella vita di Jesse, chiede ai suoi numerosi amici se conoscono qualcuno su cui, secondo loro, bisognerebbe indagare. In effetti, a essere menzionato parecchie volte è un giovane di nome Zev Feintush, che dunque potrebbe rappresentare una persona di interesse per la polizia. Zev è uno studente, proprio come Jesse, e i due si conoscevano soltanto da un paio di settimane, uscivano occasionalmente, ma stavano diventando buoni amici. Anche se alcuni amici di Jesse si chiedevano se lui e Zev avessero iniziato una relazione di natura sentimentale. Secondo altre voci, Zev non era a proprio agio nel frequentare Jesse in questi termini, perché è piuttosto confuso riguardo al proprio orientamento sessuale. Qualcuno ipotizza che stesse lottando per accettare se stesso e lasciarsi andare all'amore liberamente,
ma non solo, perché dopo l'omicidio di Jesse circolano altri pettegolezzi. Gli studenti universitari mormorano che Zev si trovasse nella zona in cui era stato rinvenuto il corpo senza vita di Jesse quella notte. La sua macchina era nei paraggi, quindi la polizia investiga su di lui, qualificandolo come un potenziale sospettato. Zev viene interrogato e gli viene chiesto quale natura avesse la sua relazione con Jesse. Lui risponde che non avevano una relazione romantica, erano solo amici. Zev afferma che lui, la notte dell'omicidio di Jesse, era a casa propria a dormire. Il suo alibi ricalca un po' quello di Jack Barry. Ma a differenza di Jack, Zev non era da solo in casa quella notte, infatti vive con i suoi genitori. La polizia allora parla con i genitori di Zev, che confermano il suo alibi. Il ragazzo quella notte era rimasto a casa, se fosse uscito l'avrebbero saputo inevitabilmente. Questo perché Zev, per uscire di casa, avrebbe dovuto passare attraverso la porta del garage, che produce un rumore forte ogni volta che viene aperta, quindi lo avrebbero sentito. Zev in realtà non viene completamente escluso dalle indagini, ma la polizia al momento questo basta, quindi continua a indagare su altre persone che reputa interessanti per il caso. Nell'ambito delle indagini, la polizia ha anche il compito di cercare di ricostruire gli ultimi spostamenti di Jesse Valencia. Gli inquirenti sanno che il ragazzo è stato ucciso la mattina del 5 giugno tra le 4 e le 5. Sono arrivati a questa conclusione grazie al resoconto del vicino, il quale ha affermato di aver sentito delle urla provenire dall'appartamento di Jesse verso le 4 del mattino. Ma la polizia deve risalire ai movimenti di Jesse relativi alla sera del 4 giugno. Dov'era? E con chi? Ebbene, quella sera, dopo aver terminato il turno al motel dove lavorava part-time, Jesse era andato a una festa organizzata da un amico. Era arrivato alla festa intorno alle 23, aveva bevuto qualche drink e aveva trascorso gran parte della serata con un ragazzo di nome Ed McDewitt. Ed ha 22 anni e lui e Jesse avevano fatto amicizia da non molto tempo, si erano conosciuti solo poche sere prima. Avevano avuto un rapporto intimo, infatti il DNA di Ed viene rilevato sul preservativo raccolto dalla polizia nell'appartamento di Jesse. Era lì che avevano dormito qualche notte prima. Ad ogni modo, Jesse e Ed erano stati a questa festa tra la sera del 4 giugno e le prime ore del 5 giugno. Avevano lasciato insieme il party intorno alle 3 di notte e si erano diretti nell'appartamento di Jesse. Quindi ora la polizia ha individuato un terzo sospettato nel caso. Ekme DeWitt potrebbe avere qualcosa a che fare con l'omicidio di Jesse, dato che stavano insieme poco prima che Jesse fosse ucciso. Ed viene quindi portato alla stazione di polizia per essere interrogato e conferma quanto riportato da altre voci. Lui e Jesse erano a quella festa ed erano andati via insieme. Tuttavia Ed afferma di non essere andato a casa di Jesse, avevano percorso parte del tragitto in quella direzione, ma poi si erano salutati e le loro strade si erano divise. Ed si era diretto verso casa propria, tuttavia i due ragazzi erano rimasti in contatto telefonicamente mentre camminavano da soli, ciascuno per raggiungere il proprio appartamento. Quanto sostiene Ed viene confermato dalla polizia, che riesamina il cellulare di Jesse e appura che lui e Ed si erano sentiti al telefono intorno alle 3:13 della notte. Ciononostante, la polizia non può credere a Ed sulla parola, non può dare per certa la sua versione degli eventi, in base alla quale il ragazzo e la vittima si sono salutati dopo la festa. Quindi con Ed, che aveva visto Jesse in vita e al sicuro per l'ultima volta. La polizia allora parla con il coinquilino di Ed, il quale conferma che era ancora sveglio quando Ed era rientrato a casa. Si ritiene quindi che Jesse fosse stato ucciso più tardi, perché l'alibi di Ed risulta solido. La polizia in sostanza si trova di nuovo in un vicolo cieco. Gli investigatori non hanno alcuna prova concreta per ritenere che queste tre persone siano coinvolte nel crimine, ma sperano che il test del DNA gli aiuti a identificare la assassino. Durante l'autopsia eseguita sul cadavere di Jesse erano stati prelevati diversi tamponi e campioni, poi sottoposti al test del DNA, come unghie e peli presenti sul petto della vittima, provenienti da un arto, braccia o gambe di un'altra persona, presumibilmente l'assassino. Mentre gli scienziati forensi conducono il test del DNA in laboratorio, altri ufficiali portano avanti linee di indagini alternative. Gli agenti parlano con tutti gli amici di Jesse e, dopo aver sentito un giovane di nome Andy, riescono a identificare un'ulteriore potenziale persona di interesse.
Anche Andy è uno studente universitario. Lui e Jessie, oltre a essere amici, condividevano una relazione intima. Non erano una coppia, ma andavano a letto insieme ogni tanto. Andy non ha nulla a che fare con l'omicidio perché non era in zona la notte in cui è avvenuto e la polizia conferma il suo alibi. Tuttavia, il ragazzo fornisce alcune informazioni che gli sembrano rilevanti per il caso. Rivela che c'è un altro uomo con cui Jessie andava a letto occasionalmente prima della sua morte e afferma che quell'uomo è un agente del Dipartimento di Polizia di Columbia, lo stesso dipartimento che si sta occupando del caso. Andy è al corrente di questa informazione perché il 14 maggio 2004, quindi circa 3 settimane prima dell'omicidio di Jessie, lui si trovava nell'appartamento di Jessie, infatti quella notte l'avevano passata insieme. Ma qualcuno aveva bussato alla porta, così Jessie si era alzato dal letto e aveva aperto. Allora Andy aveva notato dalla divisa che indossava che l'ospite era un agente di polizia. Jessie lo aveva fatto entrare, mentre Andy era piuttosto stranito, non capiva perché un poliziotto si fosse presentato alla porta di casa. Aveva guardato Jessie con un'occhiata confusa, ma lui gli aveva risposto di non preoccuparsi. Era tutto a posto. L'ufficiale stesso aveva esortato Jessie e Andy a continuare a dedicarsi a quello che stavano facendo, poi si era tolto i vestiti e si era unito alla coppia. Avevano dormito tutti e tre insieme. Infine Andy racconta che il poliziotto si era rivestito e aveva raccomandato ai due studenti di non rivelare nulla a nessuno su quello che era appena successo. Doveva essere il loro segreto. Mentre l'ufficiale se ne stava andando, Jessie gli aveva chiesto quando l'avrebbe rivisto di nuovo e lui, in un'alzata di spalle, gli aveva risposto: «Mi vedrai quando potrò tornare». Poi era uscito dall'appartamento. Insomma, per Andy, a seguito di questo incontro, è ben chiaro che Jessie conosceva abbastanza il poliziotto. Probabilmente andavano a letto da un po' di tempo, anche se la gente voleva tenerlo nascosto. Quando gli investigatori impegnati nel caso di Jessie vengono a conoscenza di quanto riportato da Andy, non riescono quasi a crederci. Sono confusi, anzi scioccati. Se quanto dice questo ragazzo è vero, perché il loro collega non si è ancora fatto avanti? Sa bene che i detective vogliono parlare con tutte le persone che Jessie frequentava o conosceva, quindi perché sottrarsi? Beh, la polizia non può far altro che giungere a una conclusione. Il poliziotto in questione deve essere coinvolto in questo crimine. Tra gli agenti si nasconde un assassino. Ma chi? I detective devono identificarlo. Andy purtroppo non conosce il suo nome, lo ha incontrato soltanto in quell'occasione, ma afferma di ricordare che aspetto avesse. Riuscirebbe a riconoscerlo se rivedessi la sua faccia, quindi gli investigatori accompagnano Andy in un ambiente della stazione di polizia dove è contenuto un libro che racchiude le foto degli agenti del Dipartimento di Columbia. Andy si prepara a esaminarlo nella speranza di individuare l'uomo che era improvvisamente arrivato a casa di Jessie, ma non occorre neanche che sfogli il libro. Perché, mentre si addentra nei corridoi con gli agenti, si ritrova a camminare a fianco all'ufficiale di sua conoscenza. Così lo dirà i detective. Il suo nome è Steven Rios, ha 27 anni e lavora presso il Dipartimento di Polizia di Columbia da circa 3 anni, è un agente di pattuglia. Quando si verifica questo caso, Steven è sposato con una donna dalla quale ha avuto un figlio di pochi mesi. I colleghi di Steven lo descrivono unicamente con parole positive, ritenendo che fosse davvero bravo nel suo lavoro, che essere un poliziotto lo appassionava e rendeva ambizioso. Tutte le persone vicine a Steven Rios lo considerano una persona ammirevole, quindi per gli investigatori è difficile credere che fosse capace di commettere un omicidio, per di più così brutale. Ciononostante, dopo aver appreso le informazioni fornite da Andy, devono esaminare anche la possibilità che Steven sia il colpevole. Quando Steven viene identificato come un potenziale sospettato, è fuori città. È andato in campeggio con un paio di colleghi, quindi mentre è via, gli investigatori provano a ricostruire i movimenti di Steven in relazione al giorno in cui il corpo di Jessie è stato trovato senza vita. Scoprono che Steven si trovava proprio sulla scena del crimine. Il suo turno era iniziato nel pomeriggio e dopo il rinvenimento del cadavere aveva riferito al sergente che si sarebbe diretto sul posto per essere d'aiuto. Qualora fosse lui il colpevole, era chiaramente intenzionato a tenere d'occhio le indagini. Poco dopo l'identificazione di Jessie Valencia, Steven aveva detto ai suoi colleghi poliziotti che aveva incontrato la vittima un paio di mesi prima, il 18 aprile 2004. Quella sera Jessie era a una festa nell'abitazione di un amico e siccome stavano facendo un baccano insopportabile, un vicino di casa aveva contattato la polizia per lamentarsi.
La polizia era quindi sopraggiunta per esortare l'organizzatore della festa ad abbassare il volume della musica. Tra gli agenti c'era quindi Steven Rios, nei confronti del quale Jesse, un invitato della festa, era stato un po' polemico, come del resto anche con gli altri colleghi di Steven. Jesse era un tantino ubriaco e, dato che si mostrava così battagliero, Steven Rios aveva deciso di arrestarlo. Gli aveva anche destinato una convocazione al tribunale municipale con l'accusa di aver ostacolato un'operazione governativa. Ecco come Jesse e Steven si erano incontrati per la prima volta, o almeno questo è ciò che Steven aveva raccontato ai suoi colleghi. Non aveva mai detto che c'era una relazione tra loro due, anche se Andy ha affermato di aver dormito con lui e Jesse. Quando la polizia parla con la famiglia di Jesse, sua madre Linda dice di ricordare che il figlio aveva menzionato un agente di polizia che lo aveva arrestato. Neanche Linda in realtà conosce il suo nome e alcune fonti sostengono che nemmeno Jesse sapesse il vero nome di quell'ufficiale. Jesse aveva spiegato a sua madre che il poliziotto che lo aveva arrestato quel 18 aprile era però stato davvero gentile e loquace con lui. Sembrava fosse molto interessato a Jesse, anche perché gli aveva fatto numerose domande su di lui e sulla sua vita. Ma non è finita qui, perché Jesse aveva detto a sua madre che il giorno seguente, all'improvviso, questo agente si era presentato alla porta del suo appartamento. Steven gli aveva spiegato che gli serviva parlare con lui più approfonditamente degli accadimenti della sera prima. Voleva fargli altre domande sulla festa, in teoria, ma in pratica continuava a chiedergli informazioni inerenti alla sfera privata del suo vissuto. Come Linda spiega ai detective, suo figlio e il poliziotto erano rimasti in contatto, infatti erano usciti insieme in un paio di occasioni. È proprio in questo periodo che Steven inizia a frequentare l'appartamento di Jesse, presentandosi lì senza nessun preavviso, solitamente nel cuore della notte. Ma a quanto pare Linda, la mamma di Jesse, e Andy, il suo amico, non sono le uniche persone che hanno delle informazioni su Steven. Un'altra amica di Jesse, di nome Joan, ha qualcosa di interessante da riferire agli investigatori. Jesse aveva parlato anche a lei di questo agente e le aveva detto che era andato più volte a bussare alla porta del suo appartamento nelle prime ore del mattino. Facevano ciò che desideravano a letto e poi l'ufficiale si alzava e se ne andava. Ma Joan aveva addirittura incontrato il poliziotto. Era presente anche lei a casa di Jesse quando, durante una notte, lui si era presentato senza preavviso, come suo solito. Gli investigatori mostrano a Joan una serie di foto di Steven e lei lo riconosce subito, senza alcun dubbio. È lui il ragazzo che aveva visto quella notte. Quindi tre persone diverse che facevano parte della vita di Jesse hanno raccontato agli investigatori più o meno la stessa storia su questo agente che appariva nell'appartamento di Jesse come un visitatore notturno. Mentre la madre della vittima aveva soltanto sentito parlare del poliziotto, Andy e John lo hanno identificato senza indugi come Steven Rios. Le prove contro Steven stanno aumentando, sì, ma non provano necessariamente che sia lui l'assassino. Provano invece che Steven aveva una relazione segreta con Jesse nel periodo precedente alla sua morte, anche se non si era espresso al riguardo. Mentre gli investigatori continuano a parlare con John, l'amica di Jesse, riescono a individuare un possibile movente che spiegherebbe perché Steven Rios volesse Jesse morto. Dopo essere stato arrestato a quella festa d'aprile, Jesse era stato citato in tribunale da Steven per aver ostacolato un'operazione governativa. Tuttavia, poco dopo, i due avevano iniziato a concedersi dei rapporti intimi occasionalmente. Jesse quindi aveva dato per scontato che la faccenda del tribunale non sarebbe andata oltre e credeva che l'accusa sarebbe stata ritirata o respinta, ma alla fine aveva scoperto che non era così. Jesse avrebbe dovuto ugualmente fare la sua apparizione in tribunale ed era molto frustrato e piuttosto arrabbiato, siccome Steven non aveva fatto cadere l'accusa. Jesse si era confidato con la sua amica Joanna, le aveva detto di essere incavolato con Steven. Proprio nel periodo precedente alla sua morte, Jesse aveva svelato a Joan i suoi piani per vendicarsi. Quando l'agente sarebbe andato di nuovo a casa sua, Jesse l'avrebbe minacciato di raccontare della loro relazione fisica al capo della polizia di Columbia. Steven, che stava andando a letto con un uomo che aveva arrestato e accusato di un reato, avrebbe quindi rischiato di incappare in dei grossi guai se Jesse avesse davvero raccontato la verità. Forse Steven aveva ucciso Jesse per impedirgli di svelare il loro segreto. Ma forse c'è di più oltre a questo movente. Come detto, Steven Rios è sposato con una donna
e da poco ha avuto un figlio insieme a lei. Sua moglie ovviamente non ha idea che lui la tradisca, per di più con un uomo. Forse Steven Rios si vergognava del suo reale orientamento sessuale, ecco perché andava a trovare Jesse soltanto nel cuore della notte. Non voleva essere visto da nessuno, pretendeva che questa relazione rimanesse nell'ombra. Ed ecco che Steven Rios, secondo la polizia, aveva un movente piuttosto forte per volere Jesse morto. Questo segreto, che la vittima stava minacciando di svelare, avrebbe capovolto completamente il mondo di Steven. Se la relazione clandestina fosse venuta a galla, la sua vita, sia lavorativa che matrimoniale, ne avrebbe risentito. Avrebbe dovuto fare i conti con tutti, ammettendo che stava tradendo sua moglie con uno studente universitario, al quale aveva anche creato problemi giudiziari. Dopo che la polizia apprende tutte queste informazioni da Joan, Andy e Linda, ossia la madre di Jesse, Steven Rios svetta in cima alla lista dei sospettati. Invece di arrestare o interrogare subito Steven, per il momento gli investigatori decidono di continuare a lavorare di soppiatto al caso contro di lui, perché è difficile accusare un collega, soprattutto in questo caso. Non ci sono infatti prove schiaccianti, dunque è preferibile aspettare i risultati dei test sul DNA prima di fare qualsiasi cosa. Ma poi, prima ancora che arrivino questi risultati, è lo stesso Steven Rios a farsi avanti, dicendo che vuole parlare con gli investigatori che stanno indagando sul caso di Jesse Valencia. Steven quindi si siede con gli investigatori e afferma di aver percepito che in giro circola un pettegolezzo riguardo a Jesse, la vittima dell'omicidio. Jesse Valencia aveva una relazione con un agente di polizia di Columbia. Steven vuole solo ribadire agli investigatori che conosceva Jesse, dato che lo aveva arrestato e aveva emesso una citazione per farlo comparire in tribunale, ma afferma con sicurezza che la loro relazione non era mai andata oltre. Insomma, Steven sta chiaramente cercando di allontanare i sospetti da sé, ignora che la polizia ha già raccolto numerose dichiarazioni da parte di coloro che conoscevano bene Jesse, e queste dichiarazioni dimostrano ben altro, ovvero che era proprio lui il poliziotto che andava a letto con la vittima. I detective glielo fanno presente e dicono a Steven che a seguito di diversi interrogatori con familiari o amici di Jesse è emerso qualcosa di ben diverso. Un amico di Jesse afferma che lui una sera si era presentato a casa della vittima all'improvviso. Quando Steven viene a sapere che le indagini sono già a questo punto, decide di cambiare versione. Steven ammette che lui e Jesse si erano incontrati per la prima volta ad aprile, che poi avevano iniziato a conoscersi meglio fino a diventare buoni amici, ma insiste che tra loro c'era soltanto un'amicizia, nulla di più. Steven dice che non era mai andato a letto con Jesse Valencia e che non avevano mai avuto una relazione romantica. Così gli investigatori gli mettono sotto il naso la dichiarazione che aveva rilasciato Andy. Non rivelano a Steven la sua identità, attribuendola a un altro amico che aveva riferito dell'arrivo imprevisto del poliziotto. Gli investigatori a questo punto guardano Steven e gli dicono: la persona che aveva bussato alla porta, stando alle affermazioni di questo ragazzo, eri proprio tu. Ti sei anche unito a loro. Steven Rios a questo punto si mette sulla difensiva. È palese che sia molto, ma molto a disagio. Inizialmente non fa che negare, sostenendo che la dichiarazione rilasciata dall'amico della vittima non è reale, ma è una bugia. Ma poi Steven capisce che i detective non gli credono, che non può raggirarli, quindi cambia nuovamente versione dei fatti. Stavolta Steven lo ammette: lui e Jesse Valencia erano stati a letto insieme. Prima afferma che era successo soltanto una volta, per poi chiarire che era accaduto circa 6 volte. Alla fine, quindi, Steven Rios ammette che aveva una relazione intima con Jesse, ma precisa di non avere nulla a che fare con la sua morte ed è irremovibile. La polizia allora giustamente gli chiede un resoconto dei suoi spostamenti durante la notte in cui Jesse Valencia è stato ucciso. Steven spiega che aveva lavorato più o meno fino alle 3 di notte. Una volta finito il turno, insieme a un paio di colleghi, era andato a bere qualche drink sul tetto di un parcheggio vicino. Era rimasto con loro per alcune ore e poi li aveva salutati ed era tornato direttamente a casa sua. Erano circa le 5:15-5:30 del mattino. A questo punto gli investigatori dicono a Steven che è libero di andare. Non lo arrestano perché in questo momento non hanno alcuna prova concreta e solida per sorreggere un'accusa. Comunque, ora che hanno la sua versione degli eventi di quella notte, intendono analizzarla meticolosamente. Così sapranno se Steven sta dicendo la verità sui suoi spostamenti.
Quando parlano con sua moglie, lei conferma che Steven era tornato a casa all'orario che lui aveva riferito al detective, quindi tra le 5.15 e le 5.30 del mattino. Gli investigatori parlano pure con i colleghi che erano insieme a lui quella notte e anche loro confermano la sua versione degli eventi. Avevano finito il turno verso le 3, poi erano andati a bere un paio di drink prima di rincasare. Tuttavia c'è un aspetto interessante. Quando la polizia controlla i registri correlati alla porta di sicurezza del luogo in cui si erano recati quella notte, cioè sul tetto di quel parcheggio, è in grado di determinare che Steven Rios se n'era andato via prima del previsto, alle 4.37. Il tragitto dal parcheggio a casa sua è molto breve, si impiegano circa 4 minuti a percorrerlo. Eppure, sia Steven che sua moglie hanno affermato che lui era rincasato dopo le 5.15. Dunque, il tragitto dal parcheggio a casa sua è molto breve, si impiegano circa 4 minuti a percorrerlo. Eppure sia Steven che sua moglie hanno affermato che lui era rincasato dopo le 5.15. Dunque, visto che si era allontanato dal parcheggio 38 minuti prima, cosa aveva fatto durante questo lasso di tempo? Partendo dalla casa di Steven, si raggiunge l'appartamento di Jesse in circa 10 minuti. Questo vuol dire che il sospettato avrebbe avuto l'opportunità di andare nell'abitazione della vittima e uccidere quella notte. Nel tentativo di trovare ulteriori prove per collegare il poliziotto al crimine, la casa di Steven viene perquisita, ma non emerge nulla. La polizia conduce anche delle perquisizioni nella sua macchina e nel suo guardaroba al lavoro, ma non individua nulla di incriminante. Tuttavia, i detective non vogliono arrendersi, convinti di avere tra le mani il colpevole. Immagino che fossero comunque combattuti, che per loro fosse difficile accettare che un collega poliziotto fosse l'autore di un terribile delitto. Chiaramente, però, anche Steven sa che la polizia ritiene che l'assassino sia lui. Non molti giorni dopo, uno degli investigatori della polizia di Columbia riceve una telefonata proprio da Steven. Si tratta di una chiamata profondamente angosciante in cui Steven piange istericamente e dice al detective: «Ho fatto una brutta cosa». Gli viene chiesto dove si trovi e cosa stia facendo e Steven risponde che è a un paio d'ore da Columbia, a Kansas City, e che è armato. Pare che abbia intenzione di togliersi la vita, probabilmente per evitare di affrontare le conseguenze di ciò che aveva fatto. Fortunatamente il detective che parla con Steven al telefono riesce a convincerlo a tornare a Columbia in modo da ricevere supporto per gestire l'accaduto. Appena Steven torna, viene ricoverato in un centro di salute mentale e monitorato affinché non tenti davvero di togliersi la vita. Eppure il poliziotto non rimane in questa struttura per molto tempo perché in qualche modo riesce a scappare. Dopodiché si dirige direttamente sul tetto del parcheggio, lo stesso parcheggio in cui era andato a bere un drink con i colleghi la notte del delitto. Steven è intenzionato a buttarsi giù da quel tetto, vuole davvero porre fine alla sua vita. Appena la polizia viene a sapere della sua fuga, tenta prontamente di rintracciarlo. Gli agenti lo individuano rapidamente, Steven si trova ancora su quel tetto, dunque cercano di convincerlo a non suicidarsi. Questo fatto, che si verifica solo un paio di giorni dopo l'omicidio di Jesse e intorno alle 19 di sera, attira l'attenzione dei cittadini. Mentre i poliziotti tentano di persuadere Steven a scendere dal tetto, la gente si affolla e osserva ciò che sta accadendo, aspettando di vedere se Steven salterà giù davvero. Fortunatamente, anche questa volta i colleghi hanno successo. Dopo circa tre quarti d'ora, riescono a convincere Steven a non togliersi la vita. Il poliziotto scende dal tetto e viene immediatamente ricoverato in una nuova struttura psichiatrica, dove è tenuto sotto sorveglianza. La polizia nel frattempo deve ottenere ulteriori prove per consolidare l'accusa contro Steven, perché mancano elementi inconfutabili che attestino la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Passano circa tre settimane dal delitto quando finalmente arrivano i risultati del DNA. Come forse ricorderete, gli scienziati forensi avevano prelevato dal corpo della vittima alcuni campioni dalle sue unghie e dai suoi peli trovati sul petto di Jesse. Ed ecco la conferma: emerge che il DNA rintracciato sotto le unghie di Jesse corrisponde a quello di Steven Rios. E lo stesso vale per i peli. La polizia a questo punto ne è davvero certa. Steven Rios ha ucciso Jesse Valencia. Nello specifico, a proposito dei peli raccolti sul petto di Jesse, prima vi ho detto che provenivano dagli arti di un'altra persona, quindi dalle braccia o dalle gambe di Steven. Forse al poliziotto assassino
Quei peli erano caduti dalle braccia mentre accerchiava e stringeva il collo della vittima per assoggettarla. Del resto, in qualità di agente di polizia, Steven sa come immobilizzare un uomo. Forse Jesse aveva tentato di strattonare le braccia del suo aggressore per liberarsi. Inoltre, questa modalità di strangolamento spiegherebbe anche i lividi che Jesse aveva sul corpo. Uno era localizzato al centro della schiena, l'altro sul petto e l'altro all'osso della spalla. Un'altra teoria che suggerisce l'attuazione di uno strangolamento, se ricordate, era emersa durante l'autopsia. Si riteneva infatti che Jesse fosse già privo di sensi quando gli era stata tagliata la gola con il coltello. Se eseguito correttamente, con una certa capacità da parte da chi lo esercita, lo strangolamento potrebbe causare la perdita dei sensi a chi lo subisce nel giro di pochi secondi. Quindi probabilmente la morsa attorno al collo aveva messo Jesse fuori combattimento. Solo allora Steven l'aveva accoltellato. I conti cominciano a quadrare, tutto acquisisce un senso. In possesso delle prove del DNA che collegano Steven al delitto, la polizia decide di arrestarlo e accusarlo. Il 1 luglio 2004, poco meno di un mese dopo il delitto, Steven Rios viene accusato di omicidio di primo grado. Nonostante tutte le prove a suo carico, l'uomo continua a sostenere la propria innocenza e quando inizia il processo decide di dichiararsi non colpevole. Durante l'udienza, l'accusa presenta alla giuria la sua versione degli eventi della notte del 5 giugno 2004, basati sulle prove raccolte dalla polizia. Dunque, al termine del turno, Steven va a bere con i suoi colleghi e poi si reca direttamente all'appartamento di Jesse, il suo amante segreto, sperando di poter passare la notte con lui. Jesse gli apre, ma non vuole stare insieme a Steven. È arrabbiato perché il poliziotto non ha ritirato la citazione in tribunale emessa per Jesse. Secondo alcune fonti, Jesse è adirato anche perché ha scoperto da poco che Steven ha una moglie e un figlio. Jesse non si sente a proprio agio nel portare avanti un rapporto sbagliato, scorretto, quindi affronta Steven sbattendogli in faccia le sue bugie. Lo minaccia anche dicendogli che avrebbe contattato il capo della polizia per raccontargli tutta la verità. Avrebbe svelato il segreto di Steven. I due quindi hanno una discussione molto accesa, urlano l'uno contro l'altro. Secondo la tesi dell'accusa, il vicino di casa aveva avvertito proprio le grida lanciate durante questa lite. Quando Jesse ricatta Steven, l'ufficiale va nel panico, sa che tipo di ripercussioni avranno le sue azioni. Se questa relazione verrà davvero smascherata, il suo lavoro sarà messo a rischio e di certo perderà pure la sua famiglia. Steven non può permettere a Jesse di svelare il loro segreto, ecco perché in quel momento decide inesorabilmente di mettere il ragazzo a tacere. C'è un solo modo per non far parlare Jesse. Deve ucciderlo. Si ritiene che Steven avesse aggredito Jesse nell'appartamento dello studente, diventando sempre più violento. Allora Jesse, spaventato, aveva aperto la porta ed era scappato fuori, per questo indossava soltanto i boxer. Steven però l'aveva inseguito ed era riuscito a raggiungerlo mentre Jesse correva sulla strada tra i due condomini. Jesse, inoltre, era ancora brillo perché aveva bevuto alla festa a casa del suo amico quella sera, quindi non era in grado di correre tanto veloce da seminare Steven. Purtroppo, quando lo aveva raggiunto, Steven aveva afferrato Jesse dalla schiena e aveva cercato di trattenerlo usando il braccio. Si sostiene anche che Steven ci avesse messo un po' per immobilizzare Jesse. È vero, lui era un agente di polizia, quindi aveva ricevuto una formazione specifica, aveva seguito un corso di tattica difensiva, ma si è poi scoperto che Steven non aveva mai superato questo corso. Quindi sapeva, in virtù dell'addestramento fatto, come eseguire questa presa al collo, ma nella pratica non era affatto impeccabile, ecco perché c'erano quei lividi sul corpo di Jesse. Il giovane universitario aveva reagito, ma non era riuscito ad avere la meglio. Era svenuto e solo quando era a terra, privo di sensi, Steven aveva estratto il coltello dalla tasca e gli aveva tagliato la gola. Infine se n'era andato e il corpo di Jesse era stato ritrovato da un gruppo di studenti universitari diverse ore dopo. Questa è la versione dei fatti dell'accusa. Mentre la difesa di Steven si attiene alla sua storia, cioè, è vero, lui era andato a letto con Jesse, ma non lo aveva ucciso. A quanto pare la difesa cerca quasi di incolpare Jesse per il suo stesso omicidio, usando delle tattiche diffamatorie, prova a danneggiare la sua reputazione e a denigrare la sua personalità alterandola. In sostanza la difesa sottolinea che Jesse era un testone, polemico, volubile, che andava a letto con tanti uomini diversi. Ora, a tal proposito, vorrei precisare che avere rapporti con uomini diversi o con donne diverse
non è una colpa. Nell'ambito della propria sfera intima, ognuno fa quello che più gli pare. Ma la difesa si appella a questa libertà sentimentale di Jesse per sostenere che qualsiasi uomo che era andato a letto con lui potrebbe essere l'assassino. Indubbiamente l'omicida non è Steven Rios. Onestamente, mi dà molto fastidio questa strategia decisamente infima che prova ad attuare la difesa di Steven. Essere aperti sessualmente non conduce dritti alla morte, quindi perché i suoi legali non si soffermano su come contestare ragionevolmente le prove? Ad ogni modo, la giuria delibera per circa 8 ore, infine reputa Steven Rios colpevole di omicidio di primo grado e lo condanna all'ergastolo più altri 10 anni di prigione per un'accusa correlata: uso di armi durante la commissione del delitto. Questo accade nel maggio del 2005, meno di un anno dopo il delitto di Jesse. Tuttavia, Steven Rios fa appello e la sentenza viene annullata dalla Corte d'Appello del Distretto Occidentale del Missouri. Questo accade perché alcune delle dichiarazioni presentate dall'accusa rientravano nella sfera del per sentito dire, quindi erano inammissibili in tribunale. Ciò significa che bisogna dar luogo a un altro processo, che si svolge a 4 anni di distanza dall'omicidio, nel 2008. Steven si dichiara nuovamente innocente, ma le prove contro di lui dimostrano che è indubbiamente colpevole, anche alla nuova giuria. Questa volta Steven viene condannato per omicidio di secondo grado, presumo perché la giuria ha concluso che il delitto non fosse premeditato. Cioè, Steven quella sera non era andato a casa di Jesse per ucciderlo, ma per passarci la notte insieme. Aveva deciso di ammazzarlo soltanto quando Jesse aveva minacciato di raccontare al suo capo la verità. La nuova sentenza quindi condanna Steven all'ergastolo per omicidio di secondo grado e aggiunge ulteriori 23 anni per l'azione criminale armata. Secondo un articolo che ho consultato, Steven avrà diritto alla libertà condizionale nel 2049. Ed eccoci qui arrivati alla fine del video. Questo è il triste caso di Jesse Valencia, una vicenda terribile e almeno per me particolarmente terrificante, dato che l'assassino è un agente di polizia, una figura di cui ognuno di noi dovrebbe potersi fidare, perché è compito della polizia tenerci al sicuro dai criminali. Quindi mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate del caso, ma anche cosa provate di fronte a una persona che riveste un ruolo del genere e al posto di proteggere un ragazzo sceglie di togliergli la vita. Steven probabilmente non si accettava, non so se fosse bisessuale o se avesse scelto di condurre una vita di facciata per potersi integrare più facilmente nella società. Non so nemmeno come siano state l'infanzia e l'adolescenza di Steven, dunque credo che manchi un tassello importante per provare a comprendere le sue fragilità o motivazioni dietro il delitto, per quanto saranno sempre ingiustificabili. Vi aspetto quindi qui sotto nei commenti, perché sono molto curiosa di leggere le vostre idee, le vostre opinioni. Sono curiosa di sapere che cosa avete provato ad ascoltare questa storia. E nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti.